Questa mattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Beh, non ci sarà più nessun comizio. E non ci saranno più altre sue trasmissioni. Peppino non c'è più. È morto. Si è suicidato. No, non sorprendetevi perché le cose sono andate proprio così. I carabinieri lo dicono, lo dice il magistrato. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. Sì, perché uno per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattere la testa contro un masso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo col tritolo e salta per aria sui binari. Suicidio. Come quello dell'anarchico Pinelli che vola giù dalle finestre della questura di Milano. O come l'editore Feltrinelli che salta sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Ecco, questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, voi non vedrete proprio niente, perché domani stampa e televisione parleranno di un fatto molto più importante. Del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa, naturalmente, è una notizia che fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne fotte di questo Peppino impastato? Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. E voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire certe cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quella che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo, ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia e tu, Peppino, non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, un nudo mischiato con niente.